Il giorbitraggio è una pratica di speculazione economico-finanziaria che si basa sulla disparità tra mercati e locazioni geografiche differenti. In pratica, guadagni il reddito in un paese ricco e lo spendi in un paese povero. Questa è una pratica che hanno cominciato a fare soprattutto le aziende negli anni 90, quando si aprì l'Unione Europea ai paesi dell'Est. Le imprese italiane si spostavano molto semplicemente in Romania, in Polonia, per produrre a basso costo. Ma negli anni 2000, con la diffusione di internet, questa pratica si è estesa anche ai professionisti, ai formatori, ai disegnatori, ai programmatori, tutti coloro che non hanno una base fisica sul territorio, tutti coloro che non hanno un rapporto fisico col territorio. Chi è che può fare il giorbitraggio al giorno d'oggi? Coloro che non hanno appunto un contatto stretto col territorio, un pizzaiolo non può farlo, un salumiere non può farlo, un avvocato che deve andare ogni giorno in tribunale non può farlo, viceversa un avvocato che fa semplice consulenza o formazione può farlo, quindi dipende. Quindi puoi molto semplicemente produrre il tuo reddito in Italia e spenderlo in paesi poveri come Cambogia, Vietnam, Laos, Brasile, Colombia, ma non c'è bisogno per forza di andare in questi paesi lontani. Si può anche semplicemente andare in capitali europee minori, Atene, Tirana, Lisbona, anche se in questo momento c'è un boom immobiliare, città spagnole minori, Canarie, Belgrado o anche l'Ucraina. Un programmatore italiano che guadagna 35.000 euro l'anno, con 3 ore d'aereo verso Kiev, la capitale dell'Ucraina, può vedere crescere il proprio reddito da 35.000 euro l'anno a 50.000 euro l'anno, grazie semplicemente al costo di vita più basso. E Kiev è una città bellissima, gli ucraini sono persone piacevolissime, si vive benissimo. Certo, fa un po' freddo, ma se non ti dispiace il freddo, Kiev è una scelta straordinaria. E questo puoi farlo semplicemente non avendo alcun rapporto col territorio. Quindi non c'è bisogno di andare in Cambogia, in Madagascar, puoi andare in capitali a 2 ore di volo da Roma, da Milano, da Napoli, da Firenze. Ma il giorbitraggio può essere applicato anche per chi continua a vivere in Italia. Se tu sei in Italia e non puoi spostarti, puoi comunque applicare marginalmente il giorbitraggio. Per esempio, puoi usare una piattaforma come Upwork, che ti permette di assumere, che so, web designer pakistani, piuttosto che indiani, per mettere a posto il tuo sito web, per costruirti il sito web, oppure per risolvere un problema, informatico, o insomma una consulenza su qualsiasi aspetto che ovviamente non richiede una presenza fisica. Puoi anche fare formazione online, per esempio, puoi investire te stesso, il tuo tempo, imparando l'inglese su una piattaforma, su una delle numerose piattaforme che ci sono online, e prenderti un insegnante filippino che costa 7 euro all'ora. I filippini parlano un perfetto inglese, senza accenti, e puoi assumere un filippino anziché pagare un insegnante italiano 20 euro all'ora. E questo puoi farlo anche per tutto il tuo team, per tutto il tuo team aziendale se sei in Italia. Puoi assumere un insegnante filippino o più insegnanti filippini e mettere tutto il tuo staff updated con l'inglese. Anche se sei un semplice ristorante che riceve turisti stranieri, fai un bel corso di formazione per i camerieri. Insomma, ci sono parecchie opportunità per applicare il giorbitraggio. Il concetto di giorbitraggio si è diffuso soprattutto con i nomadi digitali, quindi parliamo di, diciamo, anni 2000. Sì, prima non se ne parlava assolutamente. Questi nomadi digitali sono persone che viaggiano, sfruttano internet per lavoro e appunto percepiscono il reddito in paesi ad alto reddito come Europa e Stati Uniti e lo spendono in paesi a basso reddito. Le località più scelte dai nomadi sono il sud-est asiatico, dove in questo momento mi trovo in Vietnam, o il Sud America o l'Europa dell'Est. Raramente si va in Africa perché manca completamente di strutture. Alcune piattaforme che uso molto spesso quando mi muovo, io quando mi muovo vado in un altro paese e sto dai 3 ai 6 mesi, non sto mai una settimana, perché appunto applico il giorbitraggio.
Puoi usare Nomadlist, che è una piattaforma che ti permette di individuare il costo della vita in ogni località, il costo degli appartamenti, il costo del cibo, il costo dei trasporti. Altrimenti c'è anche Numbeo, che fa fondamentalmente la stessa cosa e in più fa la comparazione tra più località differenti. E poi ci sta Expartisan, che fa più o meno anch'esso la stessa cosa e può essere integrato con Numbeo. Quindi abbiamo visto cos'è il geoarbitraggio, puoi applicarlo anche tu se sei un professionista e puoi praticamente raddoppiare il tuo reddito in alcuni paesi. Se vai in capitali europee minori, puoi diciamo aumentarlo di un terzo. Se vai in Ucraina, in Bielorussia, puoi addirittura aumentarlo di due terzi. Se vai in paesi ancora più lontani, come Sud America o Sud-Est asiatico, puoi aumentarlo anche di tre terzi. Attenzione a una cosa, se vai in Africa non è che aumenta, che il reddito aumenta ancora di più, perché c'è una specie di soglia minima. Allora, quando il paese è troppo povero, i prezzi aumentano. Sembra un paradosso, però praticamente quando cerco di spiegarlo in maniera semplice, quando le infrastrutture e il livello medio del paese è talmente basso da non essere accettabile per un europeo, a quel punto le facilities, i servizi degli europei costano più dell'Europa. Quindi se vai, che so, in Madagascar, una casa mediocre ti costa quanto una bella casa, che so, a Parma. Sembra un paradosso, ma visto che in Madagascar ci sono poche case buone, e pochi servizi buoni, quei pochi servizi decenti ti costano quanto o più di un servizio che c'è in Italia. Ecco perché io in genere preferisco andare nei cosiddetti middle income countries, cioè nei paesi a medio reddito, come il Sud America o il Sud-Est asiatico, o meglio ancora l'Est Europa. L'Est Europa è perfetta perché l'Est Europa ti offre tanti servizi di qualità decente a prezzi bassissimi. Se vai in Madagascar o in paesi abbandonati da Dio, paghi per servizi scarsi quanto pagheresti in Europa, annullando poi il principio di geoarbitraggio. Quindi ti conviene, quindi attenzione, non è che se vai in un paese poverissimo, a meno che non vivi come la popolazione locale, però non credo che tu abbia gli anticorpi intestinali per reggere, che so, carne comprata da terra, non è una cosa molto indicata, moriresti in 2 giorni per dissenteria. Per cui, attenzione, fondamentalmente le località degli europei non sono tantissime, ci sono i paesi sudamericani, i paesi del sud-est asiatico, i paesi dell'est e anche i paesi del centro-asia sono decenti, ma già devi escludere l'Africa, anche perché poi la connessione è terribile. L'India, forse qualche città dell'India può essere accettabile, ma la gran parte dell'India tienila fuori. E poi, insomma, c'è insomma tutto il Medio Oriente e il sud dell'Asia composto dai paesi islamici, Pakistan, vabbè, quella ci sarà la guerra, quindi meglio che non ci vai. Comunque questa è la situazione. Il geoarbitraggio lo puoi applicare anche tu a seconda delle tue esigenze e aumenti il tuo reddito senza alcuno sforzo.